Consiglio regionale ha ricordato con un minuto di silenzio Rita Fossaceca, medico di Novara, uccisa il 29 novembre durante una rapina in Kenya. L'Assemblea ha poi proseguito l'esame del collegato alla finanziaria 2015. L'Inno alla gioia di Beethoven è risuonato nell'aula di Palazzo Lascaris grazie al coro giovanile Pequeñas Huellas, che ha così presentato il progetto Crescere in orchestra, educare alla pace attraverso la musica, che si svolge a Torino grazie anche al sostegno del Consiglio regionale. In occasione della giornata internazionale del 10 dicembre, il Comitato Diritti Umani ha promosso la realizzazione del docufilm Todo Cambia, del regista Alessandro Abataneo. Si tratta di un cortometraggio di 6 minuti che indaga sulla percezione dei diritti umani nella società civile. Ribellarsi a 20 anni è il titolo dell'iniziativa ospitata all'Istituto Maiorana di Grugliasco. Promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione, ha visto la partecipazione di alcune classi delle scuole superiori, che hanno presentato i lavori da loro svolti sul tema della resistenza. Presentato a Palazzo Lascaris il rapporto 2015 sulla sicurezza stradale. Tutti gli indicatori dell'incidentalità mostrano un lieve peggioramento nell'ultimo anno. La provincia di Cuneo resta l'area con le maggiori criticità, 3,4 morti ogni 100 incidenti, a fronte di una media regionale di 2,4. Il rapporto tra politica e violenza è stato al centro della prima edizione della scuola di alta formazione che si è tenuta al Liceo Massimo D'Azeglio di Torino. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Piemontese Giorgio Agosti con il Comitato Resistenza. Torna il Piemonte Visual Contest, concorso su digitale, dati, mappe e creatività, organizzato da Consiglio regionale con Topics e CSI. Al centro di questa edizione le trasformazioni urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche, economiche e sociali in corso in Piemonte.